foto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis monumentale del Messina che conoscete tutti benissimo, oggi con i componimenti scolastici, ovvero l'ultima parte dell'epistolario di Padre Pio che racconta un po' il Padre Pio giovane, il Francesco Forgione, ai tempi della scuola con il maestro Caccavo. O raccontiamo i componimenti scolastici del giovane frate Cappuccino, allo stesso tempo anche i casi di morale, che avremo modo anche di raccogliere e soprattutto condividere con voi. Oggi voglio raccontarvi quello che scriveva il giovane frate minore Cappuccino, Pio da Pietrelcina, quando era nel convento di Sant'Elia a Pianisi, quindi siamo nel 1904, è il secondo quaderno che i curatori dell'epistolario prendono in considerazione. Nei primi mesi dell'anno di quel 1904, siamo intorno al mese di aprile, dove il giovane frate realizza un componimento scolastico che era stato chiamato a realizzare insieme ai suoi confratelli cappuccini, il rispetto ai vecchi. C'era una volta un vecchio che non vedeva né sentiva quasi più e le ginocchia gli tremavano. E quando era a tavola non poteva tener nemmeno fermo il cucchiaio e faceva cadere la minestra sulla tovaglia e qualche volta gliene cadeva anche di bocca. E la nuora ne era schifa e anche il figlio, sicché alla fine non vollero più alla mensa con loro il povero vecchietto, quindi che doveva star seduto in un cantuccio del camino, mangiava un po' di zuppa in una scodella di terracotta. Un giorno, siccome le mani gli tremavano come una foglia, ecco che la scodella gli cadde per terra e si ruppe in due o tre pezzi. Allora sì che la nuora gliene disse, e il povero vecchio non gli rispose nulla, chinò il capo, sospirò. Gli comprarono una ciotola di legno e gli dissero: codesta non la romperete. Se usciva di casa, ecco che veniva inquietato, burlato e deriso, ora da una persona, ora dall'altra. Il giovane frate Cappuccino racconta un episodio. Un giorno d'inverno, mentre tutte le vie della città erano imbiancate di neve, il povero vecchierello, appoggiato al suo bastone, essendosi come al solito recato in una chiesa poco lontano da casa per ascoltare la Santa Messa, nel ritorno che fece a casa si imbatté in alcuni monelli, i quali nel vederlo subito incominciarono a deriderlo e a gridare «Olà il vecchio!», altri a scagliargli delle pallonate di neve. Altri ancora si accostavano e gli tiravano la giacchetta, quasi per farlo cadere. Il povero vecchio ad un tratto cadde nella neve e nessuno lo aiutava. Ecco che però arriva un ragazzino di nome Gigi, che gli si accosta, gli porge la mano, rialzatolo, lo conduce a casa. Il povero vecchio con gli occhi pieni di lacrime, sospirando, gli dice «Iddio ti benedica, bimbo mio!». Il tema finisce così e questo ci fa un po' capire quanto siano importanti per noi gli anziani, i vecchi, e quanto siano importanti le nuove generazioni, perché a volte sono proprio i bambini che ci danno l'esempio.